La Prologo di Montecassiano è stata costituita il 29 settembre 1969. Il compito della Prologo, come vuole lo Statuto, è quello di promuovere e facilitare il movimento turistico del paese, organizzando eventi, feste, spettacoli, mostre, concerti e iniziative varie di questo genere. Fra gli eventi principali citiamo in particolar modo la Sagra dei Sughitti, l'Estate Montecassianese e le festività natalizie. Ad oggi i soci Prologo sono circa 90. Grazie a loro e ai tanti simpatizzanti che si prodigano è possibile riuscire a organizzare tante grandi cose. Zanneruel è un'associazione nata una quindicina d'anni fa, formata prettamente da giovani. All'inizio era l'unione tra da Zandella e Pantagruel, poi è diventata Zannagruel e si è allargata a livello numerico e secondo le attività che va svolgendo. L'evento di massimo spicco è sicuramente Svicolando, la festa estiva. Inoltre cerca di collaborare con le varie attività che vengono svolte in paese, aiutando altre associazioni e vengono spesso aiutati da altre associazioni. Durante i 3 giorni di Svicolando si cerca di toccare vari ambiti, che può essere quello musicale anziché quello dell'arte di strada. E inoltre Zanneruel ha anche una propria compagnia di giocolieri. Oggi come oggi l'associazione è formata da circa 70 soci. Il comitato è stato fondato nel 1988 con uno scopo ben preciso, ad appoggio alla parrocchia. A quel tempo la Bissani faceva parrocchia, e scopo quindi sociale e finanziario tra virgolette per l'aiuto alla parrocchia e ai parrocchiani. Dal 1988 al 2016 ci siamo messi un po' in mostra con la famosa Sagra del Prosciutto e Melone. Dal 2016 al 2018 abbiamo cambiato un po' il titolo per rinnovarci un po' e abbiamo creato questa nuova festa degli antichi sapori marchigiani. Il nostro ruolo in questa piccola frazione sociale, ci occupiamo per quanto riguarda il campetto polivalente a disposizione dei ragazzi e dei bambini, ci occupiamo del servizio di verde pubblico e quindi anche dei giochi sempre adibiti ai bimbi, e anche sulla parte degli anziani a fine anno, soprattutto del Natale, portando loro un messaggio morale e anche un dono, diciamo, natalizio. Il terremoto ha colpito anche da noi, siamo rimasti senza un luogo di culto che è la chiesa. Il nostro impegno da qui andare avanti, lasciando sempre in piedi quelli che sono i nostri scopi, ma si focalizzerà sempre di più a poter ripristinare la chiesa di Bissani. L'associazione Palio dei Terzieri si occupa da oltre 25 anni dell'organizzazione della rievocazione storica, una delle più importanti e riconosciute a livello marchigiano e nazionale, quale è appunto il Palio dei Terzieri. Il paese ad oggi si ridivide nei 3 terzieri che erano i borghi che suddividevano il castrum dell'epoca: San Michele, San Salvatore e San Nicolò. Per 10 giorni oltre 400 figuranti vanno a ripopolare le vie del paese, andando a rievocare appunto degli eventi avvenuti nel 1418, quando il nostro castrum, all'epoca Monte Santa Maria in Cassiano, riconquistò la libertà municipale. Quindi attraverso corteggi storici, mercati medievali, cerimonie e gare che si vanno appunto a concludere con la giostra dei cavalieri la domenica, il paese insomma torna a vivere i fasti quattrocenteschi. Siamo della cooperativa Valpotenza, l'abbiamo costituita nel 1978, abbiamo cominciato a fare i primi passi. E piano piano ce l'abbiamo costruita con i sudori e con i nostri soldi di tutti i soci. Siamo una società di 120 fondatori. All'interno della nostra cooperativa ci stanno vari sport. Ci abbiamo le bocce, ci abbiamo il campetto del tennis, che gioca più di tutti a calcetto. Ci abbiamo 2 squadre di freccette. Ultimamente, negli ultimi 2 anni, ci abbiamo la squadra di biliardo, che va abbastanza benissimo. Abbiamo una grande organizzazione per fare la festa dei vini, che quest'anno già siamo partiti per fare la 33esima edizione. E quella ci dà molto impegno, però è una grande soddisfazione perché
abbiamo un afflusso di persone numerose e speriamo di fare belle figure come abbiamo fatto negli altri anni. Officine Rete Zero. Noi nasciamo nel 2014, è un'associazione che nasce dall'aggregazione di persone che hanno in comune l'arte multimediale. Come il pittore ha il pennello, noi abbiamo il piacere di creare le nostre opere tramite i mezzi multimediali, telecamere, droni, fotocamere, videocamere. L'arte multimediale dove musica, immagini, frame creano un mix che coinvolge tutti i sensi, suscitando sensazioni uniche e personali. Uno dei nostri obiettivi è trasmettere ed insegnare ai nostri soci e a tutti quelli che vogliono stare con noi, partecipare con noi, tutte le tecniche teoriche e pratiche. Le nostre collaborazioni non è affine soltanto alle associazioni, ma a tutte le realtà scolastiche, gli enti comunali, in cui vogliono valorizzare il territorio, le bellezze, le arti, i mestieri antichi e nuovi, organizzando mostre e eventi. Infatti da qui è nata anche la collaborazione con il liceo artistico di Macerata e a Montecassiano abbiamo portato le sfilate dei ragazzi, le creazioni dei vestiti dei ragazzi del quinto anno. Se volete vedere le nostre opere le potete tranquillamente vedere sulle nostre pagine social, a YouTube Officine Light Zero e su Facebook Officine Light Zero. L'idea di fondare il Fotoclub F22 è nata da alcuni compaesani, veterani della fotografia, e sono stati molto generosi a lasciare spazio alle cariche di presidenti, eccetera, ai giovani. E abbiamo debuttato nello scorso autunno con una mostra fotografica durante la Sagra dei Sughitti, poi una a tema con il rosso durante il periodo natalizio. In questo 2019 già abbiamo realizzato delle serate d'autore, per di più avevamo in progetto qualche corso di fotografia per far avvicinare le persone, il più persone possibili, a questa magnifica forma d'arte. Il nostro fotoclub comprende più o meno una ventina di tesserati circa. Copriamo molte diverse tipologie di foto, dall'astrofotografia, paesaggi, street. Ci tenevo a dire che raccogliamo più territori. Qualcuno sta venendo anche da zone limitrofe, quindi siamo molto contenti che la gente si affacci a questa, ripeto, forma d'arte che qualche volta la perdiamo attraverso la fotografia banale di un cellulare. Il Club Montecassiano nasce nel maggio del 2016, siamo un piccolo gruppo di associati, circa 40 persone, facciamo parte alla Civic Club Association, un gruppo di club a livello nazionale ed esteri che promuovono, ecco, a loro volta il fumo lento. Organizziamo anche dei corsi chiamati Corso Catadores. Sono dei corsi che rilasciano gli attestati come maestro conoscitore del sigaro. Questo attestato è molto importante in quanto possiamo paragonare anche a un attestato del genere di sommelier. Il nostro club è attento al territorio e alle sue peculiarità, come prodotti enogastronomici e le bellezze artistiche. Per quest'anno siamo prefissati di organizzare l'assemblea generale di tutti i presidenti e vicepresidenti di tutti i club italiani. In occasione del bicentenario della poesia all'infinito faremo una serata nel palazzo storico di Casa Leopardi, faremo una degustazione ovviamente di sigari con associato anche dei piatti del nostro territorio. Poi successivamente, il giorno dopo, verrà disputato a Montecassiano il famoso rendezvous che è il congresso generale di tutti i club d'Italia.